La mia impressione è che Dio me la mandi buona, eh? Che Dio me la mandi Con buona, questi che fa? tipi. Era morta e non volevo andare in bici. Silvia, dici come stai adesso? È risuscitata? Sì. Perché non ti giri a guardare le gambe? Non mi giro, perché sennò mi schianto e poi... Hai paura di morire? Certo. Com'è di pedalare a quell'altro? Non puoi non pedalare a quell'altro con quella bella stagione? Questa qua l'intervista di quelle che poi rivedremo. Il ricordo di... L'allegrezza del vento fughe i cattivi pensieri, mentre ogni ombra fugge via. Le giornate si accorciano, la sera i fuochi inondano i dintorni di luce. La tristezza non prevale su me, col canto. Ragazzi, notare che Alessandra sta più avanti di Luca sulla salita. Ciao, una new entry elettrificato. Ciao. Cioè, incredibile. Eccoci qua, come si può vedere il panorama è meraviglioso, giornata primaverile vera, colori bellissimi. Per antiche abitudini. Laura che ha cominciato a mettere gli attacchi, abbiamo la salita sua, c'è davanti a noi Fumone, adesso qua ci arriviamo a Castagneta. Come ne pensi per adesso? Eh? Hai preso? Sei ripreso da qua? No, non posso più. Sei ripreso? Che ne pensi? Ricoglionito. Bene, bene, ma qui aspetto le parti toste. Ho paura che questi ragazzi sono morti. Vedremo, vedremo. Sappiamo prima a fine giornata. Dai. Andare che bello. Spera un pochettino. La monna al centro. Lì. Voglio riscoprire. La destra. Aspettando l'estate. Bella zona d'ombra. Ricorda la fase di... Guardate qui che bello! Tu sei sempre con me e sono ancora sicuro che io ti rivedrò dovunque tu sia. Livello, siamo dentro dopo il Castagneto, stiamo salendo al bordo della collina per raggiungere il lago. Un posto veramente bello. Come carne del macello.
pensato che un giorno ero stato un futuro entusiasmante. Quante cose non ci siamo detti per paura di non essere capiti. Troppe volte non ci siamo rivelati per paura di venire giudicati attraverso tribunali improvvisati che condannano già prima di sapere. C'è ancora un margine per cominciare a vivere con gli sguardi che si incrociano a metà nello spazio della dignità. L'alba è già qua, per quanto sia normale vederla ritornare, mi illumina di novità, mi dà una possibilità. La scarpetta di cristallo che hai perduto una notte nella corsa, puoi attendere qualcuno che ti cerchi o proseguire scalza. Nella luna che si accende di riflesso c'è una parte che rimane sempre scura. C'è chi dice che è la parte dove adesso e per sempre si rivela la natura. Sta come d'autunno sugli alberi le foglie e non fragarme dolce in questo. Guardate la scena! Cos'è che sta a fare? Ma che riesce a risalire sulla bici? Poesia scritta sui muri dei bagni degli autogrill. Brava Silvia, brava Silvia! Le barche che da Tripoli puntano a Lampedusa e quelle che da Genova puntavano all'America. Al centro di un passaggio. Io penso che prima o poi ti caccia dal gruppo, capito? Silvia è stata eliminata dal gruppo, è stata rimossa. Un nuovo rituale. Grazie per aver partecipato. L'alba è già qua, per quanto sia normale vederla ritornare, mi illumina di novità, mi dà una possibilità. Non si può tornare indietro, non si può tornare indietro, nemmeno. C'è ancora un margine. Beh, che meraviglioso. Per cominciare a tutto quanto. Fiorito. Con gli sguardi che si incrociano a metà nello spazio della libertà. Uno spettacolo della natura proprio. L'alba è già qua, l'alba è già qua, mi dà una possibilità. Laura davanti che pedala in mezzo alla natura veramente più bella che c'è. La verdura primaverile, l'esplosione massiva, fiori da tutte le parti, fiori colorati, è uno spettacolo della natura, ragazzi. Veramente è una cosa meravigliosa. Vai, vai, vai. Vai, 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 non ti fermare, prova, non ti fermare, su! Non ti fermare. Vedi che se ti fermi, ti fai male se ti fermi. Nella sera che schiarisce, mentre il cielo si scurisce, nei rumori della strada, quando il sabato si esce, dentro l'eco tra i palazzi vuoti, nelle strade con le buche, coi soldati lungo il fiume, nelle porte senza case, ho sentito il tuo respiro dentro al mio, e sono stato felice. E non avevo paura di niente, alla corte del re sole, fucilato di aggettivi, con la testa nella ghigliottina, dalla parte dei cattivi, senza credito e allo sbando, soldi in nero e contrabbando, nei deserti di altre vite, mai vissute, mai capite, ho sentito il tuo respiro dentro al mio. E sono stato felice,
e non avevo paura di niente, perché le cose passano e l'amore invece resta. Mi piace quel momento alla fine di una festa, quando tutti se ne vanno e la musica si abbassa e per terra vetri rotti e carta straccia, e si resta a parlare mentre fuori esce il sole e tu mi vieni in mente e non ho più paura di niente. E non ho più paura di niente. A scambiare due parole con il mio torturatore, con un sigaro cubano, poco prima di morire ho sentito il tuo sangue dentro al mio e sono stato felice e non avevo paura di niente, perché le cose passano e l'amore invece resta. E mi piace quel momento alla fine di una festa, quando tutti se ne vanno e la musica si abbassa e per terra vetri rotti e carta straccia, e mi guardo un po' intorno mentre fuori esce il giorno e tu mi vieni in mente e non ho più paura di niente. E non ho più paura di niente. E non ho più paura di niente. Paura di niente. E mi guardo un po' intorno mentre fuori esce il giorno e tu mi vieni in mente. E non ho più paura di niente. Yeah.
these nights, and about 12 o'clock, it's over, it's going to reel and rock. Saints, they all tremble and cry for pain, for the Lord's going to come in his heaven airplane. Della classe che segue il coach, la preferita per le discese. Ma già, preferita per le salite, la preferita per la pure. Oh, eccolo, eccolo coach che si arrabbia. Sì, sì, coach si arrabbia. Yeah.
except for the Pope may be in Rome. Vedete qui una casella votiva in un antico acquedotto romano. San Giorgio del Drago. Sta arrivando Silvia, la grande, bravissima. Come andate? Adesso siamo al casale di Simone, che adesso ci farà fare un giro così, che poi lo mettiamo. Guarda, su. guarda che bello. Sì, ma adesso. È bellissimo questo posto. Scendiamo verso sotto. Ecco qui il padrone di tutta la fiera. Questo è il posto, questa è una delle cantine. Dov'è che si trova questo posto, diciamo un po'? Siamo a Vico nel Lazio, un bellissimo borgo medievale vicino Fiuggi, Alatri, diciamo queste bellissime zone qui della sociaria. Ottimo. Accorrete numerosi e mettete il like sulla pagina Casale Pozzillo, Facebook e Instagram, poi potete trovare il link per andare su come prenotare la struttura. Ok, ottimo. Qui intorno si offre un sacco di possibilità, c'è trekking, arrampicata, mountain bike, come vedete. Loro sono... E c'è anche a casa di Gianluca, ovviamente è gratuito, eh. Si paga soltanto il pernottamento qua. Ah certo, portaci a vedere il resto della Mason. Guardate la bellezza di questo posto. È rimasto rustico e antico. Quello lì che cos'è? Quello è un torchio dove si utilizzava per pigiare l'uva. Un antico torchio, quindi? Sì, diciamo abbastanza antico. Se questo sarà degli anni 50, non troppo antico, insomma. Ok. Poi qui ci sono, se vuoi fare dei paglioli, questi sono... Come si chiamano, ripeti? Questi sono dei paglioli in rame, utilizzati, diciamo, nell'antica... Ciociaria, proprio. Antica ciociaria, sì, in cui venivano fatti riscaldare l'acqua, perché prima non c'era l'acqua calda, quindi... Facciamo sul fuoco, sul focolare domestico. Focolare direttamente, infatti sono ancora, diciamo... Sì, bruciature. Ancora sono bruciate. E poi questa che cos'è? Una tipica attività di intrattenimento del 1700. Sì, questa proprio. Questa è un storico. Po' più moderna. Il viaggio. Andiamo a vedere, bel vedere sopra. Dai, questo qui, questa cassa è bellissima. Una cassa panca antica. A vedere, bel vedere dove si può mangiare. Le due camere da letto. Ah, se vuoi. Ok, questa qui è la camera
che si può affittare una delle due. Però vabbè, magari ora scritta. Sta in attesa della stagione che sta per iniziare. Sta per iniziare la stagione, quindi siamo in preparazione. Questi sono 1, 2 e 3 camere. Tre camere. Che viva la tutta la questa è un'altra camera. Questa è un'altra camera, sempre che si affitta, questa ha due letti singoli. E adesso questo qui. È una bella veduta della, diciamo, della campagna del Lazio. Questa qui che potete vedere è un'antica aia del, comunque, risalente. Dove pascolavano gli animali? No, l'aia veniva utilizzata per battere il grano. Ah, ok. E quello è un antico carcamaio, quello sulla destra, giusto? Se... Ah, quello lì è un po' più recente, l'aia è antica. Okay. Sicuramente. Anno? Sai? Sicuro attestato del 1900, però. E probabilmente si risale al 1500, dai 1500 in poi l'aia è la prima e fondamentale. Infatti, se fate caso, lì c'è anche un antico pozzo. Eccolo lì giù. Che ogni aia aveva un pozzo. È carino, eh? Sì. Questa veniva utilizzata per battere il fieno. Ok. Con i bastoni, diciamo, e veniva fatta essiccare con il sole. Certo. In queste giornate proprio, quando il grano stava cominciando, specialmente a giugno, quando il grano diventava... E, diventava florido, maturo, veniva messo adagiato su questa piazza, fatto essiccare col sole e battuto con dei bastoni, e si dividevano le spighe dal frutto del grano per fare la farina da una parte e dall'altra si dice. Poi siccome questa esposizione era adesso, prima questo non c'era, quindi qua era esposto ai venti, i venti poi facevano volare via le spighe, no? E certo. Questo è un bel vedere, bellissimo, qui come vedete c'è i posti dove ci si può sedere. Poi qui c'è lo scortificio, che è il tipico posto da scortico dove è possibile portare la propria amante in totale sicurezza della privacy. Proprio. Tutela della privacy. Facciamo vedere anche uno scorcio di Vigo. Qui su c'è Vigo. Sta arriva il temporale. No, vedi, noi eravamo là prima. Sì, qui è il cimitero. Si vedono anche i nervi delle torri. Sì, sì. Che è completamente. Molto bello, quindi vi invitiamo tutti a venire qui a Vigo. Vigo nel Lazio. Vigo nel Lazio, al Casale. Al Casale Pozzillo. Mi raccomando. Grazie mille, buona serata.